matrimonio il vostro? Io ero ancora al liceo e sognavo un'avventura romantica, proprio come voi. Altro che avventura. Io mi ricordo che nessuno voleva fare il testimone per paura di mio padre. Certo che hai avuto un bel coraggio a sfidare la volontà del grande Guido Prandi. Ricordo ancora la sua reazione. Una Prandi che sposa un operaio della sua fabbrica. Mai! E lo sai come è andata a finire? Che in punto di morte papà ha voluto che fosse proprio Matteo a prendere il suo posto a capo della Filati. E Giulio? Come l'ha presa? All'inizio non bene. Ma adesso ha un posto di grande responsabilità in azienda e ha un rapporto ottimo con Matteo. La sola cosa che non va è la sua vita privata. Io glielo dico sempre che ha fatto male a lasciarti, che doveva sposare te. Vabbè, peggio per lui. Era gelosissimo di te, disapprovava tutti i tuoi corteggiatori, sempre. E di Matteo poi non ti dico, è sgraziato, litiga con i congiuntivi, come fai a stare con uno come lui, cosa ci trovi? Però alla fine avevi visto giusto tu, quanto ci siamo divertiti. Io non ho mai riso così tanto come con te e con Matteo. No, se c'era una persona che teneva su la compagnia, quello era proprio Matteo. Hai detto bene. Era. Scusami. Ciao, sei bellissima. Vieni, porto da Matteo. Matteo, guarda chi c'è. No, non ci posso credere, Anna Di Porto. Vieni qua. Come stai? Bene. Lasciati guardare, ma sei meravigliosa. Ah, eh? Sei troppo buono. Sono così contenta di ritrovarvi uniti e felici. Per prima cosa proviamo a chiedere gli arresti domiciliari. Però Matteo, ti avviso sin da ora che non sarà una cosa facile. Sì, sì, lo so, lo so. Ho esaminato bene il caso. E c'è soltanto un modo per dimostrare che non sei stato tu a sottrarre i 30 milioni di euro alla Filati. Dobbiamo assolutamente dimostrare che il tuo cellulare è stato clonato. Avevo chiesto a Viesti di fare una perizia. L'ho esaminata, ma sembra fatta da un incompetente. Cioè? È troppo generica, non dice niente. Infatti ne ho richiesta un'altra. Va bene. Adesso devo andare. Ti passo a trovare presto. Ok. Caterina lo sa che sono io adesso il tuo avvocato. Caterina mi ha lasciato. Due come voi non si lasciano. Comunque grazie. Anche di questo. Ho provato a parlare con Simone Altieri, ma non vuole vedermi. Però ho qui la perizia sul tuo cellulare. Ecco. Sembrerebbe che non sia stato clonato. Non è così. Il perito dice un'altra cosa. Se il tuo cellulare è stato clonato, hanno fatto un lavoro perfetto. E dunque la mano di chi ti ha clonato il telefonino non può essere che quella di un professionista. E dove lo troviamo questo professionista? Non è così facile. Bisognerebbe avere qualche aggancio nel giro degli hacker. Ci vuole un informatico esperto. Allora, eccolo. Vedrai che con questo ce la faremo a far uscire tuo padre. Aspetta a dirlo. Magari ci ha fregato. Lo sapremo presto. E Michele? Come mai non è venuto? Ho preferito non dirgli niente. L'ultima volta lui era l'unico che sapeva dell'appuntamento. Ed è arrivata la polizia. Non ti fidi di lui? Non lo so. Abbiamo fatto decrittare il dischetto. Beh, e allora? Aveva ragione lei. Il suo cellulare è stato clonato. Non avevo dubbi, dottoressa. Adesso avete la prova che il mio cliente è stato vittima di raggiro.
Chiedo immediatamente la sospensione della custodia cautelare. Presenterò oggi stesso richiesta al giudice. Torno libera? Sì, per il momento della torre. Arrivederci. Arrivederci. Arrivederci.